Dai Serge, dai Serge, dai Gianga, dai che stanno là vicino. Stiamo andando alla luna, lo torna, non lo so. I segni della lotta del Brucio. Si è messo a lottare, Brucio è andato a finire per terra. Lo cancello, io lo so piegare. Si è piegato, lo cancello? Diciamo concittadino, probabilmente aspettiamo che faccia risultati migliori per dargli la cittadinanza onoraria di Piglia. Di Fiuggi, quindi, diciamo, si è accomunato con noi Piglia. Però lui Fiuggi, noi abbiamo portato avanti un discorso anche per altri motivi, il problema turistico, e non guasta che Agnoli, Fiuggino, oggi sia Piglia. Insomma, noi c'è veramente ci ha fatto veramente ci fa grosso regalo. Ci ha raccontato un po' tutto quello che è successo durante la Giro d'Italia, poi ve lo farete raccontare da lui, tutti i particolari. Quindi siamo contenti che lui è qui con noi, questo ha dimostrazione come il ciclismo è uno sport molto sentito, cioè, nelle nostre zone. Quindi io adesso passo la parola all'assessore allo sport che, diciamo, in tutto questo collabora con me e ha aiutato Macciocca a organizzare nuovamente per quest'anno la corsa. Quindi ringrazio tutti quanti coloro che hanno i cronometristi, tutti coloro che si sono adoperati, la protezione civile, i vigili, insomma è stata una cosa che abbiamo organizzato in poco tempo, però diciamo sì, si è contato ottimo, quindi il ringraziamento è ancora più importante proprio perché in queste manifestazioni l'organizzazione è veramente risultata fondamentale. E poi comunque un grazie e un complimenti a tutti coloro che hanno partecipato, sia che siano arrivati primi, sia che siano arrivati ultimi, perché, come ripeto, l'importante è far vedere che lo sport in Italia è un qualcosa che ci rende forti. Quindi noi, visti i risultati della nazionale, facciamo con il ciclismo. Quindi passo agli anni, la parola all'assessore e di nuovo ringrazio tutti quanti voi, bravi.
Rilevante anche perché ha detto tutto, io un saluto, sono il sindaco, l'assessore allo sport del comune di Piglio, sono anche, ahimè, delegato nazionale della Federazione Gioco Calcio, dopo questa parentesi brutta. Dopo questa parentesi brutta non parliamo di calcio. La cosa io l'ho detto anche l'anno scorso, avevo assistito la prima volta a questa manifestazione e lo ripeto anche quest'anno. È un piacere veramente vedere le persone che fanno lo sport per fare lo sport. Il dilettantismo, questo è vero, sì, per passione. Io mi trovavo all'arrivo allo sport e ho visto persone che sono arrivate contente, allegre, tra di voi c'è stato lo scherzo, senza quella battaglia per arrivare ai primi, secondi o terzi. Quindi questo è veramente lo sport, complimenti a tutti quanti voi, complimenti a Luciano Macciocca veramente, che è stato anche quest'anno eccezionale. Un saluto va a Agnoli, un ringraziamento anche a Maurizio Luminati che ha seguito questa corsa insieme a Luciano. Questo bisogna dire, lui è consigliere delegato, mi aiuta nello sport al comune di Piglio. Quindi grazie e un saluto anche all'assessore Fabio Falamesca che è stato tutta la mattinata ad aspettare l'arrivo della corsa. Grazie e buon proseguimento. Speriamo che Illuminati vada meglio come delegato che come ciclista, perché come ciclista era un po' scarsino. Allora, procediamo per la prevenzione prima di tutto. Lina, dove è Lina? Lina, facciamo un bel applauso a Lina. Questa ragazza ha sfidato tutti i maschietti. Unica donna per noi. Grazie Lina per la tua partecipazione. In fretta però Lina, sarà la prossima volta. Allora vince primo gruppo Soldi Giuseppe, Latina Sportiva.